Benvenuti in un nuovo video su Itbi Games. Oggi siamo in un nuovo video che doveva uscire tipo 3 mesi fa, ma mi sono dimenticato, anche perché era a cavallo nel mese di agosto, mese in cui non potevo fare assolutamente niente. Comunque, siamo tornati nel tutorial base della Applied Energistic 2. Per chi non avesse visto la prima parte del tutorial, dove andiamo a vedere come si crea, come si inizia a utilizzare la Applied Energistic e soprattutto come si crea uno smistamento base, cioè solo contenimento oggetti, andate a vedere il video che vi lascio sopra in pressione cliccandoci se volete. Se mi ricordo anche che si possa mettere cliccando, però penso di sì. Se non l'avete visto, andate a vedere. Se l'avete visto e siete qua per vedere la seconda parte, ecco qui il video. In ogni caso, voglio dirvi anche che se questo video potrebbe interessarvi, può essere interessante per qualcuno di voi, potrebbe diventare quasi una serie questi tutorial sulle mod di Minecraft. Magari non settimanale o magari non su tutte le mod in Minecraft, ma se mi dite guarda c'è questa mod che non riesco a capire come funziona, magari perché l'ho fatta in video, magari perché l'abbiamo fatta in video, magari perché l'abbiamo trattata poco in video, me lo dite e io vi farò dei tutorial base, quindi non andremo sulle mod avanzate, non andremo su blocchi più avanti, dove vi spiego come funziona tutto e poi vi lascio il divertimento della mod, perché se vi dico come funziona tutta la mod poi non vi divertite più a scoprirla. In ogni caso, andiamo subito a scoprire come funziona la Applied Energistic per quanto riguarda la seconda parte, che secondo me interessa moltissimo a tutte le persone, cioè autocrafting e autosmelting. Cosa intendo io per autocrafting e autosmelting? Avete presente quando dovete fare magari tanti oggetti da craftare e dovete prendervi tutto l'inventario pieno di oggetti e poi craftarli tutti insieme, magari andare sulla crafting table o piazzarli uno per uno? Che smarronamento! O magari dovete cuocere tantissime cose ma non vi va di farlo a mano? Grazie alla Applied Energistic o altre mod di smistamento chest, però questa in primis perché stiamo andando a vederla proprio in questo video, permette l'autocrafting e l'autosmelting. L'autocrafting è il crafting automatico degli oggetti, lo fa tutto in automatico, basta che gli dite cosa craftare e quanto craftare. E poi l'autosmelting serve per autosmeltare gli oggetti e quindi senza problemi andare a smeltare gli oggetti. Attenzione, autosmelting e smelting automatico sono due cose diverse. Autosmelting è quando noi gli diciamo cosa craftare, quindi cosa smeltare, quindi cosa cucinare per ottenere. Lo smelting automatico, chiamiamolo così, è lo smelting che, in poche parole, appena arriva l'oggetto, lui riconosce subito l'oggetto e lo manda a cucinare, quindi senza noi dirgli, dovete stare molto attenti. L'autosmelting che andremo a vedere oggi è l'autosmelting del: hey, voglio 50 di vetro, ti dico craftami 50 di vetro, e lui va a cucinare 50 di vetro. Questo, però ne parliamo più tardi perché è l'ultima parte del video. In ogni caso, l'Applied Energistic 2 rispetto alla prima Applied Energistic ha cambiato questo autocrafting, l'ha reso secondo me un po' più complicato, però da un punto di vista può essere un po' più veloce. Dipende, ma però può essere migliore. La prima cosa che ha fatto è dividere l'autocrafting da CPU da una parte le CPU che permettono l'autocrafting e dall'altra i terminali, che in realtà non sono terminali ma si chiamano molecular assembler, che permettono il crafting, quindi quelli che craftano gli oggetti. Nella prima versione esisteva un blocco gigantesco fatto di molti blocchi che poteva essere gigantesco fuori maniera. So per certo che uno è riuscito a farlo tipo 64x64x64, quindi potete capire quanti materiali ci vogliono per farlo, però restava tutto in un cubo da 64 e voi buttavate dentro quel cacchio che volevate. Invece il nostro fantastico creatore della mod ha deciso di staccare, penso per il motivo che i cavi contengono di meno, quindi ha diviso le due parti e ora da una parte abbiamo le CPU e dall'altra l'autocrafting. Ma andiamo con calma, perché dicendolo così sinceramente non avete capito niente. Per fare un autocrafting buono bisogna partire sicuramente dalle CPU e poi ottenere i molecular assembler, che sono questi due, perché vanno a due le CPU. E il molecular assembler sono le due parti distinte. Da una parte abbiamo le CPU, come ho detto, e dall'altra abbiamo le crafting table, mettiamola così. In ogni caso, per quanto riguarda le crafting table, hanno bisogno di un interface per poter funzionare. Per quanto riguarda le CPU, decidete voi, ma andiamo con calma. Per quanto riguarda le CPU, esiste la versione 64K, la 16K, la 1K e la 4K. Consiglio? Andate verso o la 4K o la 16K. Poi
Poi, se avete i materiali, andate direttamente alla 64 e siete a posto per la vita. Non vi consiglio di farla 1K perché all'inizio sì, va bene, ma alla fine non vi dà la possibilità di craftare tanti oggetti. Se noi vogliamo craftare tanti oggetti, nel senso in quantità eccessive, tipo 100-200, già l'1K fa fatica a funzionare. In ogni caso, mettendo 10.000 1K siete a posto, però vi conviene sempre fare memorie più grandi. Insieme alle memorie da 64 o eccetera eccetera eccetera, bisogna inserire il co-processing unit. Ma ora vi spiego cosa serve con calma. La CPU è un blocco multiblocco. Che cosa significa blocco multiblocco? Che permette l'unione di più blocchi, come potete vedere, adesso non si fa. Quando diventano con queste croci qua, vuol dire che la nostra CPU è funzionante. La cosa interessante è che il multiblocco creato da queste quattro cose, da questi quattro CPU, contiene un solo channel, quindi possiamo fare un gigantesco cubo di CPU tutte attaccate e lui lo vedrà sempre con uno. Qual è il problema? È che è meglio avere più CPU rispetto che avere una CPU gigantesca. Nel senso, conviene più avere tipo una CPU messa così piuttosto che avere una CPU gigante, magari a cubo, come potrei farla adesso, così, piuttosto che averne una gigante. Fate finta che questo sia più allargato, quindi con tanti blocchi, e non è l'ideale. Andate piuttosto a fare queste mini torrette qua, che funzionano molto meglio. In ogni caso, la differenza tra queste è che questa qua permette di avere 64 più 64 più 64 più 64 di spazio per il crafting, invece questa qua soltanto 64 come questa. Un'altra cosa che dovete stare attenti è non mettere sempre gli storage e basta, ma di unirli insieme al co-processing unit. Allora, prima cosa, voi direte: sì, ma mi funziona lo stesso. La differenza è molto semplice, la scopriremo poi. Questa qua è una CPU che permette un crafting alla volta, questo permette più crafting alla volta. Non guardatela come, ok, se io posso craftare questo posso craftare quell'altro, ma dovete guardarla in un modo diverso e ve lo spiego più tardi. In ogni caso, ricordatevi sempre di mettere almeno un co-processing unit e poi le memorie che vi servono. Questo contiene 64.000x4 di possibilità, quindi abbiamo 200 e passa 1000 byte di spazio. La cosa interessante del CPU è che permettono sia la velocità di crafting sia la possibilità di inserire vari crafting e di fare crafting in più. Diciamo, se io devo craftare i bastoncini, le spade, la redstone, il ferro, il copper, il tin contemporaneamente, a parte il fatto che con due CPU non riuscirete a fare tutti questi oggetti, dovrete farne di più. Avete 32 spazi? Fate CPU a manetta. Come vi ho detto, vi conviene fare magari le torrette che vi ho fatto vedere, magari anche con due CPU in più. E va benissimo così. Io ho fatto due CPU base, una senza coprocessing e una con i coprocessing. E andiamo a vedere perché ho fatto questo. In ogni caso, andiamo nella seconda parte, se non ho capito niente. Per quanto riguarda l'autocrafting in sé, quindi la seconda parte dell'autocrafting, sarà portato da questi oggetti qua. I molecular assembler sono totalmente inutili e il nostro impianto non li caga nemmeno, vedete 0 su 32. In realtà è possibile inserire una memoria che autocrafta gli oggetti, ma non funziona sempre. L'ideale è utilizzare un fantastico interface che può essere messo sopra, tanto tutti i macchinari collegati anche tra di loro vengono sempre calcolati dal nostro impianto, come vedete 1 su 32, quindi anche se lo mettete qua o lo mettete qua è calcolato uguale. E con il nostro interface ci permetterà di autocraftare gli oggetti. Una cosa interessante, prima di andare a craftare tutti gli oggetti, quindi saltiamo la parte, vi faccio vedere come funziona l'autocrafting, vi consiglio di fare queste rose qui. Perché? Lo scoprirete molto presto, ma in ogni caso rende il crafting più veloce. Perché se io devo fare 100 bastoncini, lui dividerà quei 100 bastoncini in 6 parti, quindi li crafterà molto più velocemente. Un'altra cosa interessante che permette un autocrafting più forte e più potente è sicuramente il polmone, come lo chiamo io. Vedete che un interface consuma uno anche con 6 molecular assembler. Cosa facciamo noi? Molto semplice, andiamo a creare una specie di polmone o compatto, magari potete farlo anche più, diciamo, potete farlo magari più così ad esempio. Quindi scollegando i vari molecular assembler, però consumerete moltissimi molecular assembler, nel senso, così.
o se no andate a fare un polmone più compatto, un po' meno performante, però diciamo che funziona bene lo stesso. Bisogna stare un po' accorti a come metti i grafti, però alla fine funziona bene. Il nostro ideale è quello di portare, di creare un gigantesco polmone, come lo chiamo io, perché alla fine sembra un gigantesco polmone, lasciate stare, in modo tale da tenere 8 interface, che è il massimo di una linea, e così creare il nostro gigantesco autocrafting. Ovviamente se utilizzate un dense cable potete fare un gigantesco polmone di 32 interface, però meglio tenerli staccati, ve lo consiglio. Spero che capiate perché lo chiamo polmone. In realtà lo chiamo polmone perché sulla Dival l'avevo fatto al contrario, quindi che andavo verso il basso e quindi sembrava veramente un polmone. Questo qua sembra più che altro un fiore schifoso. Sì, più o meno. In ogni caso qui abbiamo 8 interface che permettono l'autocrafting. Come ho detto, con un dense cable come questo potete togliere tutte queste cose qua e fare un autocrafting gigantesco di 32x32, però vabbè, questo è solo per tutorial, poi decidete voi, io non vieto niente. Un'altra cosa importante per l'autocrafting è la presenza di 2 nuovi pannelli, il ME Pattern Terminal e l'ME Interface Terminal. Il primo è molto serve proprio per creare i pattern, invece il secondo diciamo che non è essenziale, però vi risolve moltissimi problemi, tipo per mettere i crafting dovete inserirli qua dentro e togliere, rimettere, spaccare, capire dove metterlo è un po' un problema. L'ho fatto tutto l'interface, ma ve lo spiego con calma. Ora che abbiamo l'autocrafting, solo autocrafting, e le nostre CPU, possiamo andare a craftare gli oggetti. La prima cosa da fare è craftare i nostri blank pattern e piazzarli qui nel nostro pattern terminal. Ho inserito degli oggetti qua dentro, questi verranno utilizzati poi nel nostro impianto per farvi vedere degli esempi. Invece le CPU posso buttare via perché non mi servono più. Per quanto riguarda gli altri oggetti, che è il ferro, il redstone, la sand e l'oak, servono per esempi di crafting. Andiamo a fare un crafting base col nostro legno. Mettendo all'interno del nostro pattern terminal il legno, lui viene fuori. Ehi, 4 legni ci dà. Possiamo craftare direttamente dal pattern terminal, quindi possiamo eliminare l'ME crafting terminal. Però sinceramente mi piace di più utilizzarlo separati, magari uno per il crafting e uno per creare l'autocrafting, quindi avere un secondo dispositivo. Cliccando questa freccia con il craft inserito ci permetterà di prendere questo pattern. Questo pattern dovrà essere inserito all'interno dell'interface del Molecular Assembler. Ricordatevi, questo è per il crafting, quindi solo autocrafting. Per l'autosmelting c'è un'altra procedura che vi farò vedere dopo. Ora che abbiamo questo pattern dovremmo inserirlo qua, come ho detto, però grazie al nostro ME interface che ci fa vedere l'interface nel nostro impianto, i nostri 8 interface, avete presente 8 interface collegati in Molecular Assembler, questo colpo qua, esempio. Questi sono i nostri interface, ogni riga è un interface e noi mettiamo il nostro legno qui. Se noi andiamo nel nostro fantastico ME Crafting, viene fuori, o qualsiasi terminal, eccetto l'interface terminal perché non ci fa vedere niente, ci fa vedere questo blocco con scritto Craft. Cliccandoci sopra ci dirà quante vuoi craftare, noi diciamo magari 10, facciamo Next e ci verrà fuori questo Crafting Plane. Attenzione, il Crafting Plane serve per farvi capire quanti oggetti dovete craftare, quanto consuma nelle CPU e soprattutto quale CPU usare. Qua sopra dice i byte. I byte sono queste cose qua. Questo qua contiene 64.000 byte. Lui consuma soltanto 40 byte a farne 20, giusto? No, 54 a farne 20, in realtà ne avevo fatti 10, quindi che cacchio. Ne consuma 40. Quindi stiamo dentro tipo di tantissimo. E se non riuscite a starci dentro, perché magari non ne fate 20, non ne fate 10, ma ne fate tipo 500, perché se fate 500 di legno consuma 774 byte, diciamo se ce la fate. Ma quando dovete craftare il legno, poi dovete fare i stecchetti, poi dovete fare il redstone torch, poi dovete fare le lampade, consumerà molti byte perché ha più crafting da craftare. Per il legno è molto semplice, potete fare anche con una memoria da 1k. Se noi invece dobbiamo craftarne tipo 2000, già 4500 byte con una memoria da 1k non va molto bene. In ogni caso, se come avete visto ci dice, guarda che manca qualcosa qui, mancano 438 pezzi di legno.
Lui guarda dentro il nostro impianto quanto legno serve. Ci dice che 62 posso utilizzarli, però gli altri 428 non va. E quindi io non posso farlo partire. E start, non posso cliccarlo. Quindi dovete stare attenti ad avere anche le risorse, perché lui non crafta cose dal nulla. Non è la Project E. Vabbè, in ogni caso, craftiamo le nostre 10 oggetti e qui possiamo scegliere, oltre a far partire il nostro fantastico crafting, anche la CPU. La prima CPU ha 262.144 byte disponibili, che sinceramente sono dentro di giusto un po', con 4 core processor, che è la prima, questa qua viola. Invece la seconda CPU ha soltanto 524.288, giusto il doppio, però senza coprocessor. Diciamo che essenzialmente potete utilizzarle tutte e due adesso, perché è un crafting semplice, chiamiamolo così. Se mettete invece automatico, utilizzerà il primo CPU disponibile vuoto, che non ha crafting che sta facendo, per craftarlo. Quindi avendone magari 3, magari 2 sono occupati perché stanno craftando un oggetto, stanno autosmeltando un altro oggetto, lui automaticamente andrà sul terzo, anche se non può farlo. Come avete visto, ci ha craftato e soprattutto va a scarti. Se noi gli diciamo vogliamo 10 di legno, però lui sa che craftando il legno ce ne dà 4 per tipo e con questi 4 per tipo non arriverà mai ad avere il numero tondo 10, ci darà lo scarto. Sì, ci dà i nostri 10 legni, però il restante li butta dentro all'interno del nostro network, chiamiamolo così. In ogni caso, a noi va bene, perché più legno ci c'è, meglio è. Però magari se vi interessa soltanto quel numero, andate magari per multipli. Se il ferro ci dà per 2, non buttate gli 11, questo è il senso. Però se ve ne fregate, tanto lui si arrangia, buttate un numero a caso e lui li fa tranquillamente. Come avete visto, abbiamo fatto il legno e ci ha dato i nostri 12 di legno. Ma se noi volessimo fare una cosa un po' più pesante, tipo farne 200, vi faccio vedere come funziona. Se andiamo qua, vedete che lui sta craftando il legno. E come vi ho detto, avendo 6, possiamo dire, assembler, lui dividerà il crafting e andrà molto più veloce. Ovviamente questi assembler possono avere inseriti anche il velocizzatore per velocizzarli, però avendo già 6 di questi è già veloce di suo. Se volete velocizzarlo, a voi la scelta. Come avete visto, siamo arrivati ad avere 200 di legno. Adesso butto via questo legno che non mi serve. Andiamo a craftare, a prenderne altri 64. E andiamo a vedere a cosa serve realmente il coprocessor unit. Noi abbiamo il legno, perfetto. Bene. Con il nostro legno possiamo fare gli stecchetti. Perfetto. Noi abbiamo fatto gli stecchetti. Questo legno, non abbiamo legno all'interno, vuoto. Questo qua lo inseriamo nel nostro molecular assembler. Piccola cosa, se avete fatto i rosoni tutti attaccati come li ho fatti io e non quelli là che vanno su e quindi si fanno tipo un grattacielo gigantesco, vi consiglio di metterli a caso. Ad esempio, se il legno fa i bastoncini metteteli tipo qua via, qua, in una riga diversa da questa qua. Perché? Perché è molto più veloce rispetto a fare tutto insieme, in questo senso. La cosa interessante è che adesso abbiamo anche i bastoncini. Ricordatevi, per l'autocrafting dovete fare tutta la sequenza di crafting. Non è che potete dire che dal legno vi fai i bastoncini, perché lui non ce la fa, non capisce il crafting. Quindi dovete prima fare dal legno il legno e dal legno i bastoncini. Questo è il senso. Se noi vogliamo craftare i bastoncini, lui dovrà craftare prima il legno e poi i bastoncini. Ecco che entrano i coprocessing unit. Con una memoria base come questa, fare legno e bastoncini significa fare questo. Anzi, ho sbagliato cosa. Craftiamo 200 bastoncini. Però non lo scegliamo in automatico, andiamo su questo qua, senza coprocessor. Quei 200 bastoncini voi direte, boh, crafterà il legno e poi subito dopo, appena avrà del legno, lo metterà e crafterà i bastoncini, quindi sarà veloce. Invece no. Non avendo il coprocessor unit, il nostro impianto non crea prima il legno e poi andrà a creare i bastoncini. Ve lo faccio vedere subito, perché con 200 è più facile da vedere. Guardate, sta craftando i bastoncini e... dove cazzo sta craftando il legno? Qua sta craftando il legno e qua sta craftando i bastoncini praticamente. Quindi crafta il legno, crafta bastoncini, crafta il legno, crafta bastoncini, crafta il legno, crafta bastoncini, crafta il legno, crafta bastoncini. E lo fa uno alla volta. Invece, a parte il fatto che dovete vedere un po' come funziona questo qua, l'ho messo forse un po' troppo
attaccata, mettiamolo qua. Se invece voglio fare i 200 bastoncini utilizzando la memoria con la col coprocessing, vi faccio vedere che è molto più veloce. Craftiamone altri 200, utilizziamo il coprocessor con la CPU con i 4 coprocessori, vi faccio vedere subito. Vedete che crafta sia il legno e sia i bastoncini insieme. Questa è la differenza, che con il coprocessor può i vari crafting che sono in sequenza li vengono craftati contemporaneamente. Non è che se io devo craftare la redstone e craftare i bastoncini, che sono due crafting differenti, me li fa insieme. No, prima farà uno, poi farà l'altro. Però a differenza che se io devo craftare cose pesanti del tipo, hey, devo fare una redstone torch che mi serve il crafting della redstone e il crafting del legno, che sono due crafting differenti, li fa tutti insieme e li mette tutti in regola. Ora vi faccio vedere. Andiamo a creare altri due crafting. Il primo è la redstone normale dal nostro blocco e il secondo è inserire il bastoncino, dammi qua il bastoncino, per creare una redstone torch. Così si crea una redstone torch e abbiamo un secondo crafting. Buttiamo via questo giusto per evitare che ci siano problemi. Non è vero che ci siano problemi, ma nel senso per farvi vedere. E andiamo a inserire questi due oggetti nel nostro impianto. Questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Faccio vedere subito. E noi andiamo a craftare la nostra redstone torch. Facciamo 200 redstone torch. Se noi andiamo a utilizzare 200 redstone torch, andiamo a utilizzare la CPU senza coprocessing, vi faccio vedere subito che lui prima crafterà la redstone, poi crafterà il legno, poi i bastoncini e poi la redstone torch. Velocità un po' lenta, diciamo. Un pochino lenta, anche perché adesso sta facendo le torce e sta ancora craftando. Ha tantissime cose. In ogni caso, se andate a vedere sulla CPU, vi fa vedere a che punto è, che cosa sta facendo, cosa sta craftando, eccetera, eccetera, eccetera. Una piccola chicca. Perfetto. Puoi andare a craftare 200 torce col coprocessing unit. Andiamo a fare questo, scegliamo la CPU col coprocessing, start. Guardate la velocità, sta craftando tutto insieme. E diciamo che la velocità di crafting è... sembra un po' più veloce. Giusto quel poco, non mi sembra molto più... sì, è più veloce. Quindi consiglio sempre per questi crafting, che questo qua è un crafting avanzato, perché con la redstone block fa la redstone, la redstone fa la redstone torch, il legno fa il legno fa i bastoncini e i bastoncini fanno la redstone torch insieme alla redstone. Quindi è un crafting, chiamiamolo avanzato. Poi ci sono dei crafting che sono fuori di testa, che sono super avanzati, come, non so, i solar panel IHV, che ha bisogno di tutta una lista di crafting da fare, quello è il senso. In ogni caso, come avete visto, conviene sempre avere i coprocessing e avere tante CPU, quindi avere magari così e avere anche così, anche se volete magari tenerlo anche con due coprocessing e il crafting, non interessa niente a nessuno, dipende dalla velocità, nulla di difficile, quindi più coprocessing avete più dovrebbe andare veloce, tra virgolette. E poi averne tanti, visto che potete trovarne 32 su un cavo, potete fare 32 cuboni di CPU. Andate sul sicuro e siete a posto. Conviene sempre averne tanti, essenzialmente. Non uno solo, non uno grande, ma averne tanti piccoli. Conviene sempre. Poi se avete crafting pesanti, che superano i 64 bit, vi conviene avere dei cubetti così. 64.000 bit. In ogni caso, byte è un'altra cosa. Il byte, gli conviene avere un cubotto un po' più grosso. Questo qua basta, avanza, ve lo assicuro. Questo in poche parole è l'autocrafting, quindi l'automatizzazione del crafting per quanto riguarda la Pride Energy Stick. Quindi quando non vogliamo fare redstone torch perché è una palla, lo inseriamo qua dentro nel nostro interface e gli diciamo, hey, fammi una redstone torch, grazie. Ta-dan! Questo è il senso, essenzialmente. Ora passiamo alla seconda parte, che è quella dell'autosmelting. Per fare questa bisogna utilizzare i macchinari, l'interface, che non utilizziamo questo ma utilizziamo questo, ma potete utilizzare quello che volete. Questi qua inseriamoli qua che non mi interessano più. Anche questo. Prendiamo anche dei macchinari e, oltre ai macchinari, questo non serve più, anche un import bus. Ma ora vi spiego perché serve tutta questa cosa. Ho già preparato qua una seconda lista per creare il tutto. Andiamo a collegare i due macchinari. Vi faccio vedere per prima cosa una piccola chicca che vi potrebbe interessare e poi una cosa interessante che bisogna molto stare attenti. Qua abbiamo due macchinari che fanno la stessa identica cosa, Sag Mill della Ender.io e la
Pulverizer della Thermal Expansion. Questi due macchinari hanno delle caratteristiche che danno la possibilità di avere un pro con questo macchinario piuttosto che con questo. Ma ve lo spiego con calma perché con le parole non sono bravo. Andiamo a collegare questi due cavi, colleghiamo magari uno smart cable giusto per... La prima cosa che bisogna vedere è l'input e l'output dei macchinari. Il nostro fantastico SAG-1000 ha la possibilità di avere l'uscita e l'entrata nello stesso lato, quindi qua sopra. Quindi, per collegarlo al nostro impianto, basta solamente un interface collegato nella faccia in cui avete scelto e... tadan! Avete praticamente un macchinario che polverizza gli oggetti con un solo dispositivo, quindi consuma un solo canale nel nostro impianto. Ottimo! La differenza col polverizer è che il polverizer non ha possibilità di inserire una faccia di entrata e di uscita nella stessa faccia. Però ha bisogno di due uscite, quindi un'entrata che è il blu e l'arancione che sarà l'uscita totale, o magari volete mettere anche il rosso o il giallo per uscita da una parte e uscita dall'altra. Io consiglio di buttare tutto dentro e se ne incolla, tutto bene. Come prima, il SAG-1000 ha l'entrata che viene data dall'interface. Entrata e uscita per il SAG-1000, invece qua soltanto l'entrata. Per l'uscita dobbiamo inserire un import bus. Quindi nel nostro impianto viene calcolato come due dispositivi invece che uno solo. Ecco il grande problema. Però non pensate che, hey, faccio tutti i SAG-1000 perché il polverizer fa schifo, perché il polverizer può essere molto utile in altri casi. Ma ora vi spiego con calma. La prima cosa che andremo a fare è sicuramente andare a vedere come si fa l'autosmelting. Andiamo nel nostro fantastico impianto. Andiamo a prendere, oltre che al ferro grezzo che ho nell'inventario, anche l'iron cucinato, che in realtà non è questo, ma il pulverizer. Pulverizer. State molto attenti a quale prendete, perché magari se non avete installato la Thermal Expansion, i macchinari non fanno questa polvere, ma ne fanno un'altra. Non andate sul mio tutorial, perché questo è un pacchetto, se ne avete un altro, può essere differente. Provate a mettere dentro un'ore dentro il vostro fantastico macchinario e il risultato lo mettete nell'autocrafting, molto semplicemente. Andiamo qui nel nostro pattern terminal e cambiamo la sua esigenza, la sua funzione da crafting pattern a processing pattern. È uguale, soltanto che come vedete può far uscire tre uscite, ma andiamo con calma. Noi sappiamo che con un ferro grezzo i nostri due macchinari ci danno due polverine di ferro, molto semplicemente. Andiamo a encodare il pattern. A differenza dell'autocrafting, il crafting non si fa automatico, ma dovete inserirlo voi, come avete visto. E questo pattern verrà inserito nel polverizer nel SAG-1000. Nel nostro interface terminal vede anche i nostri due interface collegati ai macchinari e ci dice a quali macchinari sono collegati. Come vedete, c'è il polverizer che è un interface e il SAG-1000 che è il secondo interface. Andiamo a mettere il nostro encode pattern sul nostro SAG-1000 e andiamo a dirgli: guarda, voglio 4 polverine. Lui manderà nel nostro impianto, utilizzerà sempre una CPU, ricordatevi anche di questo, e lui manderà il nostro ferro nel macchinario, lui lo smelterà e appena ce l'avrà pronto prenderà gli oggetti. Ricordatevi una cosa, il SAG-1000, come avete visto, oltre a fare la polverina fa anche della cobblestone. Ciavatevene. Per il semplice motivo che non è che tutte le volte faccio la cobblestone, e questo ve lo spiego dopo. In ogni caso, ricordate ovviamente, ciavatemene più totale. In ogni caso, consumerà una CPU, quindi se lui sta smeltando e questa CPU è occupata, questa qua è libera. Ma se tutte e due sono occupate e volete fare altri crafting, non ve lo farà fare. Molto semplicemente, ricordatevi, più CPU è meglio. E uguale per quanto riguarda il nostro pulverizer. Se noi andiamo a mettere il nostro pattern nel pulverizer, noi andiamo a chiedergli altre 4 polverine, che non è quella cosa bianca che si fanno i drogati, ma in realtà è polvere di ferro che poi andrà a fare il nostro lingotto. E quindi lui si prenderà il nostro ferro tramite l'import, perché da qua non può prenderlo, e essenzialmente fa la stessa cosa. E voi direte: sì, ma è più conveniente fino adesso il primo, cioè il SAG-1000, che ha un'entrata e un'uscita nella stessa parte, un dispositivo occupato, quindi posso mettere 8 SAG-1000 piuttosto che solo 4 polverizer. Qual è la differenza? La differenza sta nello stesso crafting degli oggetti che vengono inseriti. Come avete visto, il SAG-1000 ha delle particolarità un po' strane, del tipo: sì, questo qua ha delle particolarità, ha due output, col ferro può dare il ferrus e il ferro, dà due di ferro e a caso il ferrus. Questo qua invece dà due polveri di iron
e a caso il la cobblestone. Però non è questo il problema. Il problema sta nel silicon, che è un crafting particolare. Vi faccio vedere. Il silicon, che serve per utilizzare anche la stessa, lo stesso Sarmiel, le stesse macchinari di render IO e anche il fantastico Applied Energistic, ha una particolarità un po' stupida nel Sarmiel. Non viene creato al 100%. Vi faccio vedere. Il miglior crafting è utilizzare la sabbia. La sabbia però, come vedete, ha chance 50%. Vuol dire che buttando dentro un blocco di sabbia ho il 50% che venga fuori il silicon o che non venga fuori niente. Qual è il problema mettendo l'autosmelting della sabbia sul sagmill? È che andremo a bloccare una CPU. Vi faccio vedere. Andiamo a creare il pattern del silicone. Diciamo che con una sabbia creiamo un silicone. Mettiamo la sabbia qua in mezzo che mi piace di più. Creiamo il nostro pattern e inseriamolo nel nostro silicon. Questo lo togliamo. Andiamo a inserirlo nel sagmill. Allora diciamo, voglio craftare 10 silicon. Lui manderà nel nostro sagmill, come state vedendo si è acceso la nostra sabbia, ma come vedete non sempre il silicon viene creato, anzi ne ha persi parecchi. Ecco, ne ha creato uno. Guardate, qua me ne mancano ancora 8 e qua la sabbia è finita. E quindi adesso si è bloccato. Questa memoria è praticamente bloccata. Se noi inseriamo qualsiasi altro crafting andrà a creare questa. Ma se noi abbiamo una sola CPU, o magari abbiamo fatto partire tanti crafting e si sono bloccate tutte le CPU, bene, non possiamo più craftare niente. Andiamo a craftare questo. Dici, not crafting, CPU are available. Start, non posso cliccarlo. Perché questa qua è bloccata, perché sta ancora craftando un crafting che non può essere craftato. L'unico modo è andare qua e cancellare. Andiamo invece a ricostruire la nostra CPU X, giusto per avercela, ma tanto non serve. E andiamo a inserire il nostro pattern silicone sul polverizer. Andiamo a chiedergli 10 di silicone, come prima. Andiamo, crea una CPU a caso. Lui entra nel polverizer e tadan! Nel polverizer la chance di creare il silicone dalla sabbia è 100%. Quindi il nostro impianto non si bloccherà mai e soprattutto non darà problemi di bloccaggio o non ci dice ehi, devo andare manualmente a sbloccarle perché non funziona più. Ora, come vedete, il nostro CPU era questa qua e non ha nessun crafting perché il nostro polverizer ha le cose giuste. Quindi qual è quello più conveniente? Diciamo tutti e due. Questo magari perché potete mettere più macchinari, questo perché permette la creazione di materiali al 100% senza problemi. Una cosa che dovete stare attenti è l'encode del pattern. Ve lo spiego subito. Per quanto riguarda certi macchinari, se guardiamo questo, facciamo dall'or la polvere, ok, perché è un macchinario solo. Ma se mettiamo l'esempio l'Industrial Craft, quella nuova, permette di quadruplicare gli oggetti passando per 3 o 4 macchinari, mi sembra. Se noi non vogliamo fare parte per parte, quindi mettere questo più questo, poi mettere l'altro macchinario, mettere di nuovo un interface più questo e fare tutti i pattern insieme, facciamo direttamente il pattern finale, cioè che da un or ci fa 4 lingotti. E ora vi spiego col polverizer. Inseriamo il nostro polverizer, togliamogli questa uscita qua che non serve più e gli mettiamo l'uscita arancione al lato, quindi vicino alla nostra fornace. Alla fornace gli mettiamo l'entrata qui e l'uscita dietro, tranquillamente. Togliamo questo import bus e lo inseriamo qui. Ora vi faccio capire molto semplicemente. Noi sappiamo che inserendo la polverina di ferro, questo vi state attenti però quando fate questa cosa, perché come avete visto, se il silicone non può andare qua, si blocca il macchinario. Quindi non mettete piuttosto un polverizer singolo che faccia soltanto le cose che faccia soltanto il polverizer, quindi il silicone, e poi se volete fare il ferro, gli ore che devono passare sia sul polverizer che sulle fornaci, mettetele su un impianto diverso. Quindi mettete un polverizer qua e un polverizer, sì, questa è una fornace, grazie, un polverizer qua e un polverizer con la fornace da sta parte. In ogni caso, riprendiamo il discorso. Se noi vogliamo fare direttamente il ferro, quindi senza passare per le polverine e poi autocraftare il ferro, quindi senza fare 50 pattern della sequenza del ferro, andiamo direttamente a fare il pattern finale, cioè andiamo a prendere che colore possiamo craftare il ferro. Lo posso prendere da qua il ferro?
Dimmi di sì. Sì, eccolo qua. Ci dà 2 di ferro, perché cuocendo la polvere ci dà il ferro. Perfetto, facciamo il patter. E noi abbiamo un patter di fine sequenza. Questo è il senso. Andiamo a metterlo nel nostro polverizer. Lui andiamo a craftare, vediamo, 4 lingotti. Porca miseria, mi dimentico sempre che devo premere start. Start, lui andrà qua, andrà a craftare i 4 lingotti. Quando farà la polverina passerà alla nostra fornace. La nostra fornace cucinerà e il nostro impianto dovrebbe automaticamente prendere il ferro e inserirlo all'interno. Come vedete, il nostro CPU crafta. Ricordatevi, all'Applied Energy Stick non interessa dove vanno gli oggetti, a lei interessa che quando manda un oggetto ritorni il suo risultato finale. Questo è il senso. Quindi se noi abbiamo magari un polverizer, poi va dentro la fornace, poi il polverizer, poi va dentro la fornace, poi va dentro il polverizer, poi va dentro la fornace, mettiamo il caso che buttiamo dentro un lingotto che viene cotto, ritorna al lingotto, poi ritorna qua, viene polverizzato di nuovo cotto, qua polverizzato, qua di nuovo cotto. A lei non interessa che passi per tutti questi macchinari, a lei interessa che entrando qua il lingotto diventi di nuovo lingotto tornando indietro. Sì, è un po' strano, però vabbè, è meglio dire se entra un lingotto qui, qui diventa polvere, anche passando per 55 macchinari, non gli interessa niente, l'importante è che il risultato sia quello che c'è scritto nel pattern. Quindi se dal ferro grezzo ci dà 2 di ferro vuol dire che è giusto, però deve passare per 2 macchinari, non è che potete dirgli guarda devo mettere dal ferro grezzo vengono fuori 2 lingotti di ferro, perché se io metto questa cosa senza passare dalla nostra fantastica fornace, quindi mettessi questo, mettessi l'uscita per di qua e dicessi guarda con il ferro grezzo ci dà 2 lingotti, che non è vero, faccio vedere subito. Next, lui andrà a creare la polvere qui dentro. Se magari lo faccio partire, forse è meglio, forse è giusto. Okay. Andiamo a creare i 4 lingotti, facciamo start, lui andrà a polverizzare i lingotti. Ok, quindi creerà le polveri. Le polveri vengono prese, perché l'import non gli interessa niente, lui prende e basta. Però nel nostro crafting restano i 4 lingotti da fare, anche se qua è bloccato, perché voi avete detto che dal polverizer esce il lingotto, in realtà no, dal polverizer esce la polvere. Quindi state molto attenti a questo. Per quanto riguarda i macchinari, se fate lunghi macchinari, soprattutto mi viene in mente l'Industria Craft, come ho detto prima, che ha bisogno di 4 macchinari per quadruplicare gli oggetti, se non sbaglio, ecco, essenzialmente è questo. Voi dite, sì, con l'oro faccio 4 fantastici lingotti, però prima deve passare per il polverizer, poi per questo, poi per questo, poi per questo. Se volete essere un po' più ordinati potete fare i 4 pattern, quindi avere il polverizer collegato così, poi qua una fornace collegata allo stesso modo, quindi qua l'interface qua e l'import qua, poi un'altra fornace magari che con l'import qua e l'interface qua, che vi sprecano 6 canali. Questo è il problema. Quindi è per questo che vi dico, fate piuttosto questo, che con 2 macchinari avete il risultato finito senza dover mettere tanti dispositivi, e avete così col polverizer e la fornace automaticamente il 2 dispositivi con 2 macchinari effettivi. Poi con l'industria ne avete 4 macchinari effettivi e poi 2 dispositivi, quindi siete andate a nozze. Questo praticamente è l'autocrafting. Spero che questo tutorial sia stato utile, spero che sia capibile essenzialmente. In ogni caso, ricapitolando, per effettuare un autocrafting avete bisogno delle CPU. Ricordatevi, più CPU, piuttosto fate di 2 blocchi, ma avere tante CPU e avere almeno un coprocessing unit per CPU. Avere questi 2 terminal, interface terminal e pattern terminal, questo non è proprio obbligatorio, però vi toglie tanti problemi, quindi fatelo. Questo qua serve per craftare, per fare i pattern, quindi le memorie di crafting. Questo è il crafting, vi ricordo, se volete farlo più efficace dovete fare le rose tutte staccate, però fatelo come volete. Divertitevi. Come ho detto, avendo un cavo così potete metterne 32, potete metterne 8, potete metterle sito a radio, potete metterli che girano per tutta la casa, che cazzo ne so, fate quello che volete. Per quanto riguarda l'autosmelt, ricordatevi sempre che i macchinari, guardate sempre la percentuale di crafting dei macchinari e soprattutto guardate sempre che i macchinari abbiano la possibilità di uscita e entrata dalla stessa parte, per evitare di consumare canali. E ricordatevi sempre che all'Applied non interessa quanti macchinari passa, ma interessa che
l'ingresso, l'oggetto in entrata dia l'oggetto in uscita. Non gli interessa quante cose va a toccare o va a maciullarsi in quanti macchinari diversi. Quindi questa è la base. Questo è l'autocrafting. Per chi volesse anche la parte avanzata della Applied Energistics, che andiamo verso collegamenti ipertestuali dell'Applied, andiamo verso wireless, andiamo verso gli storage pylon, che non si chiamano così, però non mi ricordo, gli storage dimensional storage, non so come si chiama. Scrivetemelo in questo documento e lasciando un bel mi piace, e soprattutto se volete una serie di questi tutorial dicendomi qua sotto quale mod volete che vi spieghi o quale mod volete vedere, scrivetemelo qua sotto e andrò a fare il video. Ovviamente se non mi scrivete niente non farò niente, grazie. In ogni caso, da DJ, linea allo studio.